Già 5 infortuni mortali nel 2019 sul territorio piacentino, in forte aumento le malattie professionali, da 147 del 2018 a 166 di quest'anno, con un incremento quindi del 12%. A lanciare un accorato monito ai lavoratori è l'ANMI, l'Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro. Rispettate le norme di sicurezza e prestate la massima attenzione, anche un momento di distrazione può costare la vita. È decisamente preoccupante ed è un pensiero, come dire, di sconforto nei confronti anche di tutte le azioni che si sta facendo per promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro. Quello che si può dire è proprio una cultura e la sensibilità nei confronti di quella che è il senso di prendere la legge e tutta la normativa non come un dovere ma come un'opportunità per la vita, insomma. Cioè, in fondo noi abbiamo un sacco di normative che ci dice che sembra imporci le cose da fare. Non dovrebbe sembrare così o essere trasmesso in questo modo, ma essere trasmesso in un modo diverso, in un modo per cui diventa un'opportunità e non un dovere. E le istituzioni hanno un ruolo importantissimo, soprattutto le istituzioni dal punto di vista di quello che vanno a portare nei media, e quindi, ma io parlo, vorrei rifarmi però alla scuola, a parlare della legge come un bene, non come un qualcosa che si deve fare per forza. Ecco, questo è il concetto fondamentale.